Un documento è l'archivio storico del Banco di Napoli riguardante il salario di Don Giuseppe Fiore, orologiaio del Real Museo. Ci permette di abbracciare, dalla prospettiva di un impiegato minore, l'epocale svolta che il decennio francese rappresentò per Napoli. La voce dell'orologiaio ci racconta la nuova funzione svolta dalla cultura, dalla bellezza e dall'arte classica durante il governo di Napoleone. Le riforme, i cambiamenti, l'entusiasmo si muovono tutto intorno al museo, mentre il suo grande orologio sulla facciata principale scandisce il nuovo tempo di Napoli, il nuovo tempo dell'Europa. Se c'è una cosa che so, è che ogni giorno è diverso dall'altro. Perché è dietro l'illusione di questo ripetersi di ore uguali che prendono forma le novità, i piccoli cambiamenti, le più grandi rivoluzioni. Io contribuisco alla grande bugia facendo funzionare il grande orologio sopra il Palazzo dei Regi Studi. 2 anni fa sembrava appunto una mattina come un'altra, ed invece è stato il giorno in cui la città ha cambiato bandiera, ha cambiato lingua, ha perfino cambiato tipo di sovrano. Sì, perché 2 anni fa è finito il tempo del regno ed è iniziato il tempo dell'impero. Pochi mesi l'edificio sotto queste lancette di ferro è completamente cambiato. È quasi un anno, infatti, che statue antiche provenienti da Ercolano, da Pompei, attraversano la soglia di queste sale un tempo dedicate agli studenti. Lo svelarsi delle pitture estratte dalle ville di Stabia, l'enormità di quel tesoro che, mi dicono, fu di re Ferdinando e che ora è del fratello dell'imperatore e fatto assai strano, pure dei suoi sudditi. Appartiene a tutti, tutti lo possono vedere qui, al Museo Nazionale. Questo me l'ha detto alle 10:28 del primo giorno d'aprile un dottissimo pugliese, Michele Arditi, che dal ritrovare vasi in Calabria ora si occupa di questo grande palazzo. Messie Arditi dice che guardando una cosa bella uno si educa e diventa un cittadino migliore. Io non lo so se sono diventato migliore e neppure se sono diventato un cittadino, però so che Messie Arditi mi paga, puntuale, e che lo starei ad ascoltare per ore mentre spiega ai trasportatori perché i mosaici devono stare sulle pareti in fondo, mentre l'Ercole deve stare al centro della sala grande, ben illuminato dal sole.